Allora, buonasera, ci rivediamo dopo un'oretta che ho fatto il video sul calcio. Adesso voglio parlare di quella che oggi è la ricorrenza, che sempre tante polemiche e tanti distinguo solleva. Parliamo del 25 aprile, chiaro, no? Le conoscete, sono polemiche che hanno anche un po' stancato, sinceramente. Allora, parto da una premessa. Io politicamente sto a destra, chiaro? Sto a destra. Però mi reputo, se fascista mi volete chiamare, mi reputo un fascista illuminato, chiaro? Allora, cosa succede il 25 aprile del 1945? Chiaramente c'è la guerra, c'è l'occupazione tedesca. C'è l'occupazione tedesca, c'è l'invasione degli angloamericani, ci sono le stragi delle SS, ci sono i rastrellamenti degli ebrei da una parte, dall'altra ci sono i partigiani che con la loro guerriglia contro il nemico tedesco, non dimentichiamo purtroppo la strage delle Fosse Ardeatine è stata causata, tra virgolette, chiaramente ingiustificabile, un crimine orrendo che i tedeschi porteranno marchiato a vita insieme a tanti altri. Non dimentichiamo, la strage delle Fosse Ardeatine ebbe origine da una rappresaglia tedesca dovuta a un attentato, al famoso attentato di Via Rasella, un attentato stile ISIS. O stile Al-Qaeda, non siamo molto lontani dalle modalità con le quali agiva la resistenza. Sia chiaro, sia chiaro, sia chiaro, io ho un sacro rispetto di chi ha fatto la resistenza, ma l'ha fatta veramente pensando a un'Italia libera. Pur nelle differenze tra il mio pensiero e il loro, io non parlerò mai male di Pertini, io non parlerò mai male di Pietro Nenni, chiaro? Pur nelle grandi differenze fra il mio pensiero e il loro, io non parlerò mai male di Amendola o di Di Vittorio, mai, mai, tutt'altro, tutt'altro. Anzi, guardando le manifestazioni di oggi e quelle di questi anni in genere, io sto rivalutando alla grande la figura di Palmiro Togliatti, che è una figura che a me non è mai piaciuta, che ne dicano i suoi aedi. Tornando, lo scenario di guerra era questo qua. Allora, a sud abbiamo gli americani che risalgono verso nord, con le famose battaglie di Roma, di Cassino, la linea gotica, o Gustav per i tedeschi, per chi si ricorda. Non dimentichiamo che bello festeggiare da Roma, ma quella fu veramente una liberazione da un'oppressione totale. Non dimentichiamo che alcuni alleati si davano alla pazza gioia con le ragazze, specialmente sul Tirreno, con le ragazze napoletane. I film La Ciociara lo conosciamo tutti, o Roma Città Aperta li conosciamo tutti. Anche a Guerra Finita, mi sa, a Mestre successe una cosa del genere, una scazzottata fra mestrini e inglesi che volevano approfittare di una ragazza. Non dimentichiamo che c'erano dei balordi anche fra i liberatori, anzi erano più di qualcuno i balordi fra i liberatori. Non dimentichiamo anche questo, ragazzi. Del resto, Abu Ghraib, in Iraq, sono immagini di una decina d'anni fa, una quindicina d'anni fa. Cioè, non è un... Nella storia degli Stati Uniti d'America non è una novità. Dall'altra parte c'erano da nord, con le truppe americane in risalita, c'era la guerriglia partigiana che voleva scacciare i tedeschi. Allora, tornando al mio pensiero, se fascista mi volete chiamare, io sono un fascista illuminato e vi spiego perché.
al netto di quello delle modalità di presa del potere, al netto dell'assassinio di Matteotti, che ne dicano, è tutto da chiarire. Chiaramente i fascisti non hanno lesinato violenze, così come nella presa al potere, così d'altronde come non le lesinavano i rossi nel famoso biennio rosso fra il 18 e il 20. Allora, chiudo questo inciso dicendo che se si guarda la cartina d'Europa, al tempo della dittatura, al tempo del fascismo, le democrazie compiute, se vogliamo compiute, in Europa erano pochissime. C'era la Francia, c'era la Gran Bretagna, c'erano i paesi scandinavi e poco altro. Il resto, in Germania c'era Hitler, in Spagna c'era Franco, o si approssimava ad andare Franco, in Portogallo c'era Salazar, in Italia c'era Mussolini, in Germania e Austria c'era Hitler, in Ungheria c'era l'ammiraglio Horthy. In Romania c'era Codreanu, in Jugoslavia c'era prima la monarchia dei Karađorđević, c'era Re Alessandro e poi Ante Pavelić in Croazia. E non parliamo poi dell'Unione Sovietica dove già c'era Stalin, dove già c'era stato il dramma in Ucraina. Quindi, certo, visto con gli occhi di oggi, il fascismo, una dittatura in sé, non solo il fascismo, è aberrante, ma vista allora, non era questa eccezione, diciamo che era quasi la normalità in Europa, era quasi la normalità, ripeto, all'eccezione di Francia, Gran Bretagna e paesi scandinavi, le democrazie erano pochissime. Tornando al 25 aprile, è chiaro che in questo scenario di guerra, di eccidi nazisti, di violenze alleate anche, e della presa di potere al sud delle mafie, che spiace ricordarlo, ma i primi liberatori sono stati mafiosi. La libertà è sempre meglio della dittatura, sia chiaro, ma i primi liberatori sono stati mafiosi. Cioè, gli aerei alleati, prima di sbarcare in Sicilia, gli alleati con i loro aerei mandavano messaggi alla popolazione siciliana firmati Lucky Luciano. Cioè, l'aiuto a sbarcare in Sicilia agli americani lo hanno dato i capi mafia Genco Russo e Calogero Vizzini. Quindi si può dire che i primi antifascisti sono stati mafiosi in quel tempo là. È stato determinato il ruolo dei mafiosi. Allora, cosa succede dopo il 25 di aprile? Chiaramente in Italia è festa, non puoi non festeggiare la fine di una guerra, non puoi non festeggiarla. Comunque la si pensi, non puoi non festeggiare la fine di una guerra, perché è la fine del sangue, è la fine di lutti, è la fine della fame, perché l'Italia era la fame nera, era la fame. Dopo l'8 settembre l'Italia era la fame nera. Cioè, io chiaramente, sì, chiaro, l'abbiamo studiato sui libri di storia, però io ho la fortuna, io e i miei coetanei, anche più adulti di me, ho la fortuna di aver sentito i racconti anche dei miei nonni. E vi assicuro che io avevo un nonno si può dire fascista, e uno antifascista, ma antifascista sotto il fascismo, non da dopo, sotto il fascismo. Oh, era molto difficile. Era molto difficile. Quindi ho ascoltato i racconti dell'uno e dell'altro, mi sono fatto una mia idea. Perché se stai a ascoltare giornali, se stai a dar retta a quello che scrivono giornalisti e storici vari, ognuno scrive quel che gli viene in mente, quel che gli viene in mente, cioè quello che più gli conviene, è chiaramente. Del resto è di oggi la notizia che molto probabilmente la storia dell'intercettazione di quello della Lega lì con la mafia è una bufala. Sembra sia una bufala l'intercettazione. Figuriamoci in tempo di guerra o a guerra appena finita, cosa poteva essere. Allora, chiaramente il 25 aprile, comunque la si veda, per me è il giorno della fine di una guerra. È il giorno della fine di una guerra drammatica, drammatica e bruttissima come tutte le guerre. Per me è sempre da festeggiare, in ogni caso.
La fine di un'invasione, quella tedesca, è sempre da festeggiare, per quel che mi riguarda. Però no, stavo dicendo prima, io da fascista illuminato, se qualcuno vuol definirmi fascista, da fascista illuminato, dico ci sono stati due Mussolini, quello fino al 36 o al 35-36 e quello dopo, quello che si avvicina a Hitler. Lì è chiaro, è evidente che le leggi razziali sono una porcheria. La guerra, dopo che hai appena finito quelle in Etiopia e in Spagna, la guerra con gli stivali di cartone in Russia è una porcheria, è chiaro. Solo un pazzo direbbe il contrario, sia chiaro. Faccio un breve inciso, tra l'altro, che oltre alle celeberrime guerra, leggi razziali, queste cose qua, bisogna anche studiare anche il perché Mussolini fu costretto, praticamente costretto a buttarsi tra le braccia di Hitler. Tutto parte dalla guerra in Etiopia, sì. Vista con gli occhi di oggi, l'Italia, stato aggressore, è da condannare. Vista con gli occhi di oggi, vista con gli occhi di oggi. Però questo mi sta bene, se a dirmelo viene l'Olanda, il Belgio, basta, il Portogallo, la Spagna, no, neanche il Portogallo e la Spagna, l'Unione Sovietica. Mi sta bene che non ho mai rotto il cazzo a nessuno. No, neanche, neanche. Se a dirmelo un giapponese prima della guerra, ci sto. Ma se a dirmelo un inglese o un francese, che io ho aggredito uno stato africano, quando tu possiedi tutta l'Africa praticamente, ho davvero pensato. Noi abbiamo usato i gas in Etiopia. Ma la Francia, in Tunisia o in Marocco, pensate abbia usato mazzi di fiori? O l'Inghilterra in Ghana, in Camerun, in Costa d'Avorio, pensate abbia usato fiorellini? Siate realisti. Torniamo al 25 aprile. Finisce la guerra, una guerra che per qualcuno non è mai finita. Non è mai finita. Tant'è vero che dopo la guerra, in piena assemblea costituente, cosa successe? C'erano, oltre alla miseria e ai trattati di pace molto duri contro l'Italia, c'era anche la questione ordine pubblico in Sicilia, dove la mafia cominciava a fare il bello e il cattivo tempo, e in un'altra regione, voi direte in Campania, in Calabria, no, in Emilia-Romagna. In Emilia-Romagna, dove se non eri comunista eri automaticamente fascista. La storia del famoso triangolo della morte, Bologna-Reggio Emilia-Modena, è piena di morti innocenti, innocenti, di gente che ha fatto la resistenza non per liberare l'Italia, ma per andare con Tito e con i russi. Chiaro? Detto questo, veniamo al 25 aprile di oggi. Se festa di liberazione deve essere, festa di deve essere una cosa univoca. Oggi, durante le celebrazioni, c'era chi scriveva lettere a Salvini dicendo che la resistenza è come la lotta alla mafia. A parte, caro Pif, che sei un ignorante, perché cazzo c'entra la lotta alla mafia con la resistenza? Sono due. È come mettere insieme il diavolo e l'acqua santa, ricordando che i primi partigiani furono i mafiosi in Sicilia, caro Pif. Smettetela di dire cazzate. Ecco perché, e anche per cazzate come queste, o come la contestazione della brigata ebraica, cos'è? I 6 milioni di ebrei vi fanno comodo qua, a targhe alterne vi fanno comodo? Ecco perché il 25 aprile era e sarà una festa divisiva, anzi, che gli italiani sentono sempre meno. Anche se quest'anno la partecipazione è stata un po' più massiccia, sarà che siamo sotto in campagna elettorale, sarà perché forse l'assegno che ha scucito Soros quest'anno è un po' più consistente, vista la malaparata dei suoi amici in Europa.
Voglio essere maligno un po', eh? Solo so chi per lui. Ecco perché questa sarà una festa sempre divisiva. Volete che il 25 aprile sia festeggiato? Togliete dal cazzo quelle bandiere rosse. Non c'erano solo i comunisti che hanno fatto la resistenza. Non liberato l'Italia, perché la liberavi col cazzo se non venivano americani e inglesi. La liberavi col cazzo l'Italia. Che poi al nord ci sia una sensibilità maggiore perché per il discorso che ci siano stati gli eccidi, Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto, questo qua, avete il mio sacro rispetto. Ma chi ha combattuto veramente per la libertà, non per sostituire una dittatura e metterne su un'altra. Allora, finché il 25 aprile sarà usato, poi le parole di Prodi sulla frase di Salvini, derby fascisti, sono incommentabili, vabbè, lasciamo perdere. Parla lui che ci ha riconsegnato ai tedeschi, certo con modalità pacifiche, parla lui che ci ha riconsegnato ai tedeschi, vabbè, non ne parliamo, non ne parliamo, vabbè, non ne parliamo, non ne parliamo. Allora, questo è il discorso del 25 aprile. Finché ci saranno queste buffonate, queste puttanate. La prima, confondere la resistenza, appaiare la resistenza alla lotta alla mafia. Quando la resistenza è iniziata, grazie, non dico grazie ai mafiosi, ma quasi. Perché non penso che tutti i soldati americani fossero bravissimi in geografia a quei tempi. Qualcuno li ha aiutati a sbarcare, e chi se non i mafiosi? O confondete il mondo di. O pensate che allora c'erano telefonini, GPS, quando a malapena c'erano i radar, a malapena c'erano i radar allora. I radar e i telefono c'erano allora, a malapena. Le navi si orientavano ancora con le bussole, a parte i primi radar. Di che cazzo state parlando? E va bene. Quindi confondere lotta alla mafia. Lotta alla mafia, sul quale poi farò un altro video a proposito dell'antifascismo, che ci faremo due risate, sulla mafia ci faremo due risate. Ecco, confondere resistenza con lotta alla mafia è o è da idioti o è da intellettualmente disonesti, uno. Due, non è la prima volta, non è la prima volta che rompono il cazzo la brigata ebraica. Io penso che sulla questione fra Israele e Palestina ci siano uguali torti ed uguali ragioni. Anzi, forse, i torti sono più dalla parte israeliana che palestinese, forse, forse. Ma se noi parliamo della liberazione dal nazifascismo, come dite voi che sapete tutto, cos'è? I 6 milioni di ebrei vi fanno comodo a targhe alterne? E poi cazzo c'entra la questione palestinese con la Shoah? Cosa cazzo c'entra? Capite perché questa è una festa divisiva? E che non sarà mai sentita dagli italiani? Sapete quando i percop sono aperti? Oggi? Sapete quando i percop sono aperti? Oggi? 25 aprile, eh? Questo per dire che neanche i vertici, cari manifestanti, neanche i vostri vertici ci credono alle cose che dicono. Questo è quanto. E qua si conclude il primo video riguardo il 25 aprile. Forse ne farò un altro, non lo so. A dopo.